Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati nel canale. Allora, oggi andremo a vedere il tamburato. Cos'è il tamburato? A cosa serve? Come si fa? Perché si fa? Ora avremo la risposta a tutte queste domande, ok? Vi ricordo di iscrivervi a recensioni, ragazzi, siamo vicini ai 1000 iscritti, ok? Abbiamo aperto la playlist attrezzature da falegnameria. Abbiamo aperto da poco anche la playlist Metal Detector, quindi vi lascio il link in descrizione, venitemi tutti a trovare su recensioni, perché avete dei consigli utili e dei consigli anche non utili, nel senso attrezzature che servono per la falegnameria e attrezzature che non vanno bene. Quindi iscriviti al canale e lascia un mi piace a questo canale e anche all'altro, e andiamo a vedere il video di oggi. Il tamburato, ragazzi, è anni che esiste il tamburato. A cosa serve? Andiamo a vedere. Questa che vedete morsata, ragazzi, è una porta tamburata. Ok? La vedete? È una porta tamburata che ho fatto ieri. Abbiamo messo quattro cavalletti perfettamente allineati e l'abbiamo pressata. Ok? Ma cos'è questo tamburato? Come si fa? A cosa serve? Tante volte sentiamo parlare di tamburato e diciamo, ma è spazzatura. No ragazzi, non è spazzatura. Una volta i mobili venivano fatti tutti così. Allora, se dobbiamo fare una porta tamburata, ok, che è spessa 5 cm, non possiamo prendere due pannelli da 2 cm e incollarli insieme, per due motivi. Primo, perché diventa un peso allucinante. Seconda cosa, perché c'è il rischio che si svergola. E terza cosa, è una spesa immane. Allora cosa si fa? Si fa un telaio, poi si incolla dei compensati, ok? Questa tecnica viene usata da tantissimi anni e possiamo fare un'infinità di cose: paratie, mobili, porte e tutto quello che ci viene in mente. Perché cos'è il bello di questa struttura? È che ha il peso molto molto ridotto. Se noi colliamo due pannelli da 20 insieme, ci pesa 80 kg una porta. Con questo sistema ce ne pesa 20. Però non è spazzatura, non è quella che abbiamo visto nel video della porta che ho tagliato. No ragazzi, anche quello è tamburato, ok? Però quello lì è un tamburato industriale. Noi andiamo a vedere il tamburato artigianale. Loro mettono il nido d'ape dentro, vedete la foto qua vicino? Quello è spazzatura. Il falegname, almeno io, quella non la uso mai. Quindi iniziamo a capire come si fa e a cosa serve. Allora ragazzi, abbiamo preso il nostro strumento professionale. Supponiamo di dover fare una porta liscia che però dobbiamo laccare, ok? Quindi che vada smaltata. Allora la porta deve avere uno spessore di circa 4 cm. Quindi calcoliamo di fare una porta da 4 cm. Quindi metteremo due MDF da 5 mm, mettiamo caso 5 mm, quindi dai 4 cm levo 5, 5, 10, 1 cm, quindi l'intraiatura andrà spessa a 3 cm, porta liscia. Allora cosa facciamo noi? Facciamo un montante che deve essere almeno 8 cm e lo andiamo a fare di pezzo. Se lo facciamo di pezzo, ricordiamoci di snervarlo con dei tagli, che sarà spesso 3 cm e largo 8. Quindi questa cosa la riproduceremo anche dall'altro lato, un altro montante sempre da 8 per 3 cm, ok? Fatto questo, abbiamo i due montanti da 8. Andiamo a fare stesso discorso in fondo, un traverso da 8 cm e andiamo a fare un traverso superiore sempre da 8 cm. Allora, questo è il telaio della nostra porta. Attenzione, questo telaio qua va fatto in abete, primo perché è un legno leggero e secondo perché è un legno economico. Non usate il pioppo, perché il pioppo va per i fatti suoi. Seconda considerazione da fare: quando facciamo il tamburato usiamo tutta la stessa tipologia di legno, non mischiamo abete, castagno, rovere, frassino, perché poi la porta tira e tira in un modo diverso e vi si storge, ok?
Fatto questo, allora la porta va in MDF. Diego, ma io la costa l'abete, la vedo che è abete. No, ragazzi, qua noi possiamo tranquillamente incollare, attaccare, non incollare, una fascetta da 1 cm di MDF, anche da 2 cm di MDF. Quando poi noi andremo a tagliare, a squadrare la porta, leveremo una fettina di MDF, avremo l'MDF incollato e la costa si vedrà tutta di MDF, quindi sistema ideale per la lacatura. Non incolliamo niente, ragazzi. Per metterla insieme usiamo una graffettatrice o a mano o a elettrica o ad aria e usiamo delle graffette, ok? Le graffette dove le andiamo a mettere nel telaio? Le andiamo a mettere all'interno, una qua e una qua, tenendoci distanti almeno 2 o 3 cm dall'esterno, per il semplice motivo che poi quando andiamo a tagliarla rischiamo di prendere le graffette. Queste graffette qua le possiamo mettere anche leggermente inclinate, basta che prenda appena appena la graffetta, non serve che prenda tantissimo, e le andiamo a dare da tutte le parti. E lo faremo questo lavoro da un lato e dall'altro, ok? Del nostro telaio. Abbiamo costruito il telaio. Ora, qua dentro, tanta gente mette il nido d'ape, questo qua che vedete qua a fianco, ok? Io non lo uso, ragazzi. Allora, io cosa faccio? Taglio dei listelli di abete, sempre dello stesso spessore, larghi circa 1 cm, 1,5 cm, e li vado a mettere a 45 gradi, 1, 2, per tutta la porta. Allora, cos'è importante in questa lavorazione qua? Sono due le cose importanti. La prima riguarda nell'assemblaggio, la seconda riguarda nell'incollatura. Ah, nell'assemblaggio questi buchi che rimangono qua non devono essere larghi 5-6 cm. Perché? Perché non subito, ma dopo qualche settimana, mese, dove abbiamo incollato il compensato, se noi mettiamo un listello qua e un listello qua, qua abbiamo il compensato, ok? Soprattutto se è 5 mm, se decidiamo di fare una porta pantografata che andremo a incollare questo pannello qua da 1 cm, possiamo mettere anche di questa distanza qua, ma sul 4-5 mm cosa succede dopo un po' che è incollata? Questa compensato qua fa questo lavoro qua, perché la colla tira e vi fa tutte le onde, ok? Quindi la distanza tra un listello e l'altro deve essere rigorosamente massimo 2-3 cm uno dall'altro, e andiamo a predisporre tutti i listelli tagliati a 45 gradi in questo modo qua, anch'essi graffettati con una graffetta qua da entrambi i lati. Detto questo, quando andremo a incollare la porta, ragazzi, altro trucchetto, quando andiamo a incollare la porta qua sul telaio esterno diamo tutta la colla, ok? Su i listelli non andiamo a dare tutta la colla, perché anche dando la colla a tutto il listello la porta vi si storge. Andremo a dare delle tacche, una dove c'è l'aggiunta delle graffette, ok? E poi andremo a dare giusto 2 o 3 puntini di colla. Così, vedete? Non diamo colla da tutte le parti, se no la porta tira e vi si svergola. Detto questo, abbiamo fatto il nostro telaio, abbiamo messo i due listelli di MDF dai due lati, ok? Quindi quando incolleremo l'MDF, le due coste saranno tutto MDF. Quindi quando andremo a tagliare, avremo tutto MDF pronta per laccare. La cosa cambia se la dobbiamo fare color legno. Possiamo mettere la costa di legno e usare l'MDF impellicciato. Si vedrà l'MDF, ma con il legno
non si nota. Se no, bisogna impellicciarla, oppure puoi mettere, una volta incollata la porta, mettere una fascetta ad andare a chiudere il tutto. Fatto questo, ora, capito questo, andiamo a vedere in sostanza com'è questo telaio per realizzare le porte o quant'altro. Allora, ragazzi, questo non è una porta, ok? È un piano. Il sistema è lo stesso. Questo è spesso 2 centimetri, la porta è 3 più 1, 4, questo è 2, più 4 è 4, viene 8, più 5 è 5, viene 10. Se dobbiamo farlo da 2 centimetri totale, cosa facciamo? 4 mm, 4 mm che sono 8, e facciamo il telaio da 12 mm. E stessa lavorazione. Come possiamo notare, i listelli sono tutti, e il telaio ovviamente, tutti rigorosamente in abete, sono di una larghezza più tutta uguale, ragazzi. Non mettiamo un listello da 1,5, uno da 1, uno da 15, uno da 20, uno da 40, no. Tutti della stessa larghezza, più o meno, ora non dobbiamo avere il calibro, però più o meno alla distanza anche essi di 1 cm, 1,5 cm uno dall'altro, vedete? Tutto rigorosamente graffettato, vedete? Graffette interne di 2 centimetri, in modo che quando poi io andrò a tagliare non andrò a prendere le graffette. Ovviamente, se dobbiamo fare un mobile, dobbiamo calcolarci se questo fosse un fianco, al centro voglio mettere un piano, non possiamo andare nel vuoto, dovremmo andare a mettere un altro pezzo da 6 centimetri, calcolarcelo e poi andare a mettere i listelli, ok? La struttura si può fare come si vuole, però mantenendo degli standard, ok? Quello che vi ho spiegato. La colla, come abbiamo detto, attacche sui listelli e tutto il perimetro completamente bene. Diamo anche un po' più di colla nei 45 gradi perché ovviamente se la prende essendo vuoto. Una cosa importantissima, non andiamo a dare colla nell'intravagliatura, l'intravagliatura deve essere solo graffettata, non deve avere nessun tipo di colla, niente, solo graffette, perché il piano deve avere la possibilità di muoversi ed essere libero, ok? Controlliamo che non abbiamo bave, a questo punto possiamo prendere il nostro compensato e dare la colla sul telaio, ragazzi. La colla va data sul telaio e poi si posa il compensato, si gira il pannello, si ridà la colla sul telaio e si mette l'altro compensato. Ricordiamoci poi sempre di mettere due chiodini o due graffettine in modo che il piano, quando lo andiamo a stringere con le morse, non faccia questo lavoro qua. E con questo sistema qua, ragazzi, possiamo fare anche ante da 3 metri. Perché? Perché questo rimane, se lo incolliamo dritto, fatto così rimane dritto. E come detto, possiamo fare porte scorrevoli, porte tamburate, mobili tamburati. Abbiamo un mucchio di abete lì, compriamo due compensati, due MDF da 4, ci facciamo i nostri telai, plac, ed è un mobile ottimo. Ma è ottimo perché il telaio è da 8-10 cm, dentro non c'è il cartone, ci sono i listelli, il falegname, il cartone non lo usa. Chiaro? Neanche nelle porte lisce. Il falegname mette i listelli e il mio ex falegname con i 93 anni, ve ne dico una, non ci crederete, metteva col metro a distanza uno dall'altro per metterli tutti quelli, tutti uguali, quello è esagerato, ok? Non serve a niente, però fare la struttura nel modo giusto ti aiuta a avere un ottimo risultato e che il risultato che hai oggi ti dura nel tempo, ok? Se non fai così, dopo un po' viene tutto una barca. Per questo video è tutto, iscriviti a recensioni, ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti, un buon fine settimana a tutti da Diego, ciao!